Ciao a tutti da Vittorio. Quest'estate sembrava certo che il destino di Iglitare sarebbe stato lontano dalla Lazio. Addirittura si ipotizzava che il direttore sportivo albanese potesse lasciare la Lazio con un anno d'anticipo, visto che il suo contratto scade l'anno prossimo. Se vi ricordate, Iglitare ebbe un colloquio con il Parma, secondo Alfredo Petullà, ma arrivò subito dopo la smentita del club parmigiano. Il direttore sportivo era stato accostato anche alla Juve, quando la Juve stava pensando a una rifondazione. La ristrutturazione in casa Lazio sembrava aver spinto Iglitare fuori, che il futuro di Iglitare sarebbe stato lontano dalla Lazio. Infatti, l'udito, come sappiamo, ha portato delle modifiche importanti alla struttura societaria della Lazio. E possiamo dire che queste modifiche hanno limitato il potere di Iglitare. Tare aveva perso in colpo solo sia la Primavera che il Lazio Woman, ed era rimasto in carica solo, si fa per dire, della prima squadra. Un ruolo che sembrava assai stretto. Ve lo ricorderete tutti alla presentazione delle nuove magliette, queste. C'era stata una furiosa discussione fra Claudio Lotito e Iglitare, e vi ricorderete che alla presentazione, per la prima volta, i due non si erano seduti vicino. Cose che alimentavano questo possibile addio, addirittura quest'estate. Sembrava che la rottura fosse insanabile. Tare non voleva perdere la Primavera. Inoltre, c'era chi sosteneva che anche il rapporto fra Maurizio Sarri e Tare non fosse così buono e che questo stesse spingendo Lotito a emarginare sempre di più Iglitare. Inoltre, c'era chi diceva che Fabiani, responsabile, nuovo responsabile della Primavera, stesse facendo anche il mercato della prima squadra e quindi come se Tare fosse sempre più emarginato. Eppure le dimissioni di Iglitare non sono mai arrivate. Non solo, ma i litigi con Lotito sembrano essere cessati. Al momento il direttore sportivo segue la prima squadra sia in casa che in trasferta e si è presentato ad ogni partita, smentendo quelli che dicevano che Iglitare si sarebbe defilato e che sarebbe stato emarginato. Dall'altra parte bisogna anche notare che nessuna squadra si è mossa per il direttore sportivo albanese. 2 anni fa, ve lo ricordate, il Milan voleva Iglitare, stesso discorso, si era parlato della Juve, adesso il silenzio più totale. Perché dopo la chiacchierata col Parma quest'estate, nessuno ha mai concretamente provato a contattare Tare e il direttore sportivo al momento non ha nessuna offerta sul tavolo. Il contratto resta in scadenza e la Lazio al momento non si è mossa, ma stesso discorso vale per Iglitare. Il direttore sportivo della Lazio non si è mossa, ma il rapporto fra Lotito e Tare non sembra più deteriorato come sembrava quest'estate. Sembra che nel silenzio i due stiano ricucendo il rapporto. Anche perché un mercato positivo e un inizio di stagione sicuramente rassicurante della Lazio probabilmente favorisce a ricucire il rapporto e riavvicinare le due parti. Bisogna anche ricordare che Claudio Lotito ritiene Iglitare una sua scoperta e quindi tendenzialmente non vorrebbe privarsene. Bisogna anche ammettere che Iglitare ha fatto anche bene, anzi, soprattutto quando non aveva tutti questi incarichi, Iglitare ha fatto dei buoni mercati. Poi, quando si è ritrovato con sempre più mansioni, le cose non sono andate bene. Non lo so, forse non aveva più il tempo di operare bene sul mercato e infatti sono arrivati acquisti che hanno lasciato perplessi un po' tutti gli esperti, penso a Vavro, Muric, eccetera, e soprattutto la lista degli esuberi si è allungata moltissimo nel corso degli anni. E non è un caso che quest'estate, quando Iglitare ha perso varie funzioni e si è dedicato solamente al calciomercato della prima squadra, la Lazio ha fatto un ottimo mercato e la lista esuberi si è praticamente prosciugata. E questo è sicuramente un merito del direttore sportivo. Iglitare a Roma sta bene, ma si vocifera che stia prendendo ripetizioni di inglese. C'è forse un sogno Premier League dietro l'angolo o forse il direttore sportivo vuole migliorare la lingua per intraprendere più trasferimenti internazionali? Questo non lo sappiamo. Però, ripeto, bisogna ripetere che questa estate è stato il miglior calciomercato estivo della Lazio e ovviamente Iglitare ne è stato protagonista insieme a Lotito e questo non va dimenticato. Nel calcio tutto può cambiare rapidamente. 2 mesi fa eravamo tutti convinti che Tare non sarebbe mai rimasto alla Lazio. Adesso le cose sono cambiate e in modo abbastanza netto, evidente. Il direttore sportivo sembra aver accettato questo ruolo ridimensionato, con meno potere, che però gli consente di svolgere meglio il suo lavoro. Dall'altra parte, la Lazio ha capito che
una società importante come la società biancoceleste non può avere uno che svolge tutti gli incarichi, bisogna delegare. E il fatto di aver assunto un personaggio che si occupa della primavera, uno che si occupa del settore giovanile e uno solamente della prima squadra è un segnale, secondo me, di crescita importante. Sono piccoli passi in avanti, però passi in avanti che registriamo volentieri. Una crescita, un tentativo di crescita della Lazio che può solo fare bene. Che cosa succederà a Iglitare nel futuro? Ancora non lo sappiamo. Verosimilmente a gennaio le idee saranno più chiare, perché a gennaio Lazio e Tare dovranno sedersi al tavolo per discutere l'eventuale rinnovo di contratto. Però ripeto, se quest'estate in molti erano pronti a scommettere sull'addio di Tare addirittura anticipato, adesso le cose sono cambiate radicalmente. E il direttore sportivo lo vediamo seguire sempre la prima squadra e questo è un segnale di riavvicinamento dei rapporti. E questo è un segnale di riavvicinamento evidente. Tare resterà alla Lazio sicuro? Non è detto, bisogna vedere, però sicuramente lo scenario è cambiato in modo importante rispetto a quest'estate.